scusatemi se mi sono fatta attendere, almeno per coloro che lo sapevano. Comunque questo finalmente è il mio primo video. Inizialmente ero un po' indecisa se come primo video fare una presentazione oppure fare direttamente un video utile, diciamo una recensione o qualcosa, e alla fine ho deciso di unire entrambe le cose. Quindi io sono Rita Cagliandro, mi trovate sempre nome e cognome a seguito anche su Instagram. Sono appassionata di beauty, makeup, arredamento, un sacco di cose, ed è da un bel po' di anni, un bel po' di tempo che desideravo aprire il mio canale su YouTube, ma non so per quale motivo non riuscivo a trovare il coraggio. E poi eccomi qui, finalmente mi sono decisa. Così per rompere il ghiaccio volevo fare appunto come primo video una piccola recensione, e sarà anche un video prova per vedere un po' cosa sbaglio, cosa va, cosa non va, inquadrature e quant'altro, anche se nel corso del tempo mi auguro cambieranno un po' di cose, miglioreranno un po' di cose, background, l'attrezzatura, adesso un po' tutto arrangiato, però appunto in qualche modo bisognava pur cominciare. Ovviamente aspetto tutti i vostri consigli e le vostre critiche riguardo a tutto. Se tendo a ripetere troppe volte magari determinate espressioni, o se dico cose inutili, se taglio troppo, se dovrei tagliare di meno, aiutatemi, fatemi sapere tutto. Ciò di cui volevo parlarvi oggi è la nuova linea skincare firmata Richioba per Cosmify. Dunque, è stato molto carino il modo in cui mi sono imbattuta in questa crema, in quanto proprio nel periodo in cui ero uscita io dovevo fare il rifornimento di tutto praticamente, e appunto ho visto il video di Richioba sulla home in cui presentava la sua nuova linea di skincare. Molto curiosa l'ho aperto e devo dire che la presentazione mi ha davvero molto colpita. Mi hanno colpito tutta una serie di cose che adesso vi spiegherò man mano. Faccio anche una premessa personale e soggettiva. Dunque, io da un sacco di tempo, da molti anni ormai, utilizzo solamente, per quanto riguarda la skincare, prodotti naturali o che almeno non contengano sostanze filmanti come siliconi o petrolati. È una mia scelta personale, non li condanno e né giudico chi ne fa uso, perché diciamo è un percorso skincare con cui mi sono sempre trovata bene, ma sicuramente non ho sempre scelto le mie creme sulla base del fatto che non contenessero questi ingredienti, e ovviamente ci sono tanti fattori che bisogna considerare quando si va a scegliere una crema, e deve essere compatibile con quello che è il nostro tipo di pelle, perché siamo tutti diversi. Diciamo che questa scelta l'ho fatta solo appunto per quanto riguarda, scusate per tutte le volte che lo sto ripetendo, per quanto riguarda la skincare, la cura della pelle, non per quanto riguarda il trucco. Non sono una persona estremista, secondo me bisogna trovare sempre il giusto equilibrio nelle cose, e la performance che ti può dare un trucco che contiene questi ingredienti non è la stessa che ti danno i prodotti naturali, e trovando questo compromesso devo dire che ho trovato il mio equilibrio. Questa era una premessa doverosa per poter iniziare a parlare di queste creme. La linea si chiama Hocus Pocus ed è ispirata a questo mondo magico, lo possiamo notare già dal pack. Lo stile è tipicamente gotico, il colore è un po', diciamo, lo specchio di Richioba anche dal punto di vista grafico, mi è piaciuto davvero davvero tantissimo. Queste sono le due scatole. La linea si compone di due creme in viso ovviamente, che sono la Pallon Lover e la Enchanted Cream. Questi sono i due nomi che sono stati appunto affibbiati a queste due creme. Io partirei col parlarvi della Pallon Lover. Come si può evincere dalla condizione del tubetto, non ho sicuramente iniziato ad utilizzarla ieri, ormai è più di un mese che ne faccio uso. E Pallon Lover, appunto, un nome molto carino, molto simpatico, non poteva essere che adatta a me, la mia carnagione, ma comunque diciamo che non è assolutamente rivolta solamente ai soggetti con la pelle chiara. E, scusate, trovo peli di gatto ovunque. In realtà si chiama Parlor anche un po' per il fatto che contiene un fattore SPF 20, per l'appunto la utilizzo come crema a giorno. Quello che mi piace un sacco di entrambe le creme sono le certificazioni. Entrambe hanno la certificazione Nickel Tested, che è una certificazione molto importante in quanto ci assicura sul fatto che la crema non contenga una quantità di nickel al di sopra della soglia raccomandata dalla legge europea, che è tra le più severe.
Come ci spiega anche la stessa Erichioma nel suo video di presentazione, il NI è difficile trovare una crema che abbia 0% nickel. Il nickel è un elemento presente dappertutto in natura, anche negli ortaggi di casa, però appunto per non creare problemi non dovrebbe superare una determinata soglia. Poi un'altra certificazione molto interessante è la certificazione Vegan OK. Questa certificazione ci assicura sull'etica del prodotto. E in questo caso abbiamo anche una terza certificazione, che è appunto quella dell'SPF. La crema nasce come una crema viso un po' per tutti, diciamo che è indirizzata un po' a diverse tipologie di pelle. Io ho una pelle mista, che tende leggermente a lucidarsi sulla zona T, ma sommariamente una pelle abbastanza normale, ecco, un po' sensibile forse, quello sì. In questo caso il principio attivo è il pululano. Il pululano è una sostanza di cui io ho un ingrediente, insomma, di cui non avevo ancora sentito parlare prima di questa crema, ma è davvero un ottimo ingrediente in quanto stimola la sintesi del collagene ed è appunto una cosa fondamentale sia per prevenire le rughe che per trattarle, per l'appunto. E inoltre contiene mica e silica, che sono due ingredienti a mio parere molto ben pensati, soprattutto per la stagione estiva, in quanto ci aiutano a tenere sotto controllo quella che è la secrezione di sebo durante la giornata. E poi con l'SPF, insomma, la crema ideale con cui andare in giro. Parliamo della consistenza. A me piace un sacco la texture di questa crema, in quanto risulta leggermente pastosa, ma proprio leggermente, e allo stesso tempo viene assorbita molto molto facilmente dalla pelle, quindi ottima come base trucco e soprattutto anche per il fatto che non dobbiamo stare lì ad aspettare troppo tempo per poter procedere poi con l'applicazione del fondotinta. Quindi questo aspetto mi è piaciuto davvero tantissimo, e da non sottovalutare anche il profumo, l'odore di questa crema, che è un odore davvero molto 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 delicato, tendente al dolce, ma quel dolce che non stucca, almeno secondo me, secondo il mio gusto olfattivo. E trovo che sia anche questo un aspetto, diciamo, bello, perché secondo me il momento della skincare è un momento che deve essere un momento di coccole, deve essere, diciamo, un momento dedicato a noi, ed è bello anche appagare quelle che sono le nostre percezioni sensoriali. Quindi sentire un buon profumo nel momento in cui ci andiamo a spalmare una crema, secondo me è una cosa più che positiva. Però devo dirvi una cosa riguardo a questa crema. Io, vedendo la presentazione di Erichioma, ho dato direttamente per scontato che queste creme non contenessero ciò di cui vi ho parlato prima, che non contenessero siliconi, che non contenessero petrolati. Non avevo neanche guardato gli ingredienti quando è arrivata la crema, perché me l'ho basata appunto sui principi attivi che lei aveva elencato e anche sulla sua descrizione. Il fatto che si assorbisse facilmente, il fatto che fosse adatta a tutti i tipi di pelle, ho detto sì, la ordino, va bene, vale la pena di provarla, insomma. Però dopo qualche settimana, non so perché, è cominciato a comparire sulla mia pelle qualche punto nero, qualche imperfezione in più, qualche impurità, diciamo così. Ed è una cosa che ovviamente ho sempre delle impurità, ce le abbiamo sempre tutti, però un po' incrementate nell'ultimo periodo. Ovviamente ciò che avevo cambiato era la skin care, quindi sono andata un attimino a controllare gli ingredienti per essere sicura che fosse tutto ok, e ho constatato che in questa crema sono contenuti due dei siliconi più famosi, ossia il ciclopentasiloxane e il dimeticone. Quindi al diavolo tutta la mia disintossicazione a vita da silicone. No, beh, bugia, scherzo, perché comunque lo contengono, cioè contenuto anche nei fondotinta che utilizzo, quindi non ci ho mai rinunciato al 100%. E appunto non so se attribuire queste nuove secrezioni, chiamiamole così, anche se fa un po' schifo, a questa crema oppure no. Fatto sta che la mia decisione di anni e anni fa di rinunciare a queste sostanze filmanti era dovuta proprio a delle reazioni da parte della mia pelle. Voi direte, ma che c'entra? Se è presente anche nel fondotinta non ti dovrebbe creare problemi. Che vi devo dire, ragazzi? Non lo so, forse il fondotinta, starò dicendo sicuramente una baggianata, il fatto che la sera ci strucchiamo, lo andiamo a rimuovere e magari il silicone non viene totalmente, lasciatemi passare il termine, assorbito dalla pelle. Non so che cosa dirvi, però nella skincare, devo essere sincera, mi ha sempre creato un sacco di problemi, ma sicuramente contestualizzato in quel
quelli che poi sono gli altri ingredienti, magari va a creare sovraccarico nella crema e magari la mia pelle, essendo magari non troppo secca, va un po' a rifiutarlo. Diciamo così, ho fatto una descrizione veramente assurda, però spero che si sia capito qualcosa. Quindi, dopo che ho notato questa cosa, ho deciso di cominciare ad alternarla un po' questa crema e il problema si è risolto. Anzi, da una settimana non l'ho più alternata e non sto avendo problemi, quindi vediamo, staremo a vedere. Perché devo aggiungere che, a parte questo problemino, chiamiamolo così, la pelle risulta comunque più riposata e più distesa. Cioè, dopo un po' di settimane che la utilizzavo, vedevo che avevo finalmente quella pelle che si ha dopo un sacco di ore di sonno, non so come spiegarvelo, però è una situazione più permanente. Però devo aggiungere che dopo un bel periodo di utilizzo, i risultati li ho visti, ho visto dei risultati positivi sulla pelle, ho visto che risulta rispetto a prima più distesa e anche più riposata. Vedo un po' sulla pelle quell'effetto che si ha quando si è dormito un po' più ore del solito, quindi non mi sento assolutamente di bocciarla, assolutamente, e l'unica cosa è che non so se la ricomprerò quando terminerà, ma semplicemente per quel discorso di principio che non mi va di utilizzare i siliconi nella cura della pelle, solo per quel motivo, perché usata nel modo giusto, forse anche a livello di quantità, mi piace, è davvero una bella crema con dei bei principi attivi. C'è una bella ricerca dietro questa crema, è bello il fatto che vada bene per tutti i tipi di pelle, che vada bene per le pelli più mature, per le pelli più giovani, e apprezzo davvero tantissimo diciamo lo studio che c'è dietro questa formulazione. Poi andiamo avanti con la Enchanted Cream. Eccola qui, tubetto rosa, anzi no, tubetto trasparente, crema rosa, l'adoro già solo per questo motivo, colore bellissimo. Dunque, questa qui, a differenza dell'altra, almeno da quanto ho avuto modo di capire, non dovrebbe contenere silicone all'interno degli inci. E se qualcuna di voi ne riconosce qualcuno, fatemelo sapere, anche per pure semplice curiosità. Dunque, questa qui, per quanto riguarda la texture, risulta leggermente meno pastosa rispetto all'altra, allo stesso tempo viene assorbita molto facilmente dalla pelle e ha un profumino molto simile all'altro. Il colore rosa della crema in sé non influenza assolutamente il colorito della nostra pelle. È indicata forse per pelli un pochino più mature, ma va benissimo anche per pelli giovani. Pelli più mature perché contiene dei bellissimi altri principi attivi, sempre il pululano ritroviamo, e troviamo anche un altro ingrediente molto interessante che è la vigna agonitifolia extract, che sarebbe l'alternativa vegetale al retinolo. E questo, come dicevo prima, è uno degli aspetti che più adoro di questa linea, questa ricerca anche nel voler trovare delle alternative vegetali a quelle che sono le solite formulazioni. Quindi è un apprezzo, è un aspetto che ho apprezzato davvero, davvero tantissimo anche in questo caso. Oltre alla linea con i tifolli extract, contiene anche acido ialuronico e lo conosciamo ormai tutti questo ingrediente, ci aiuta tantissimo nella rigenerazione cellulare, e anche se è un ingrediente che troviamo davvero spesso nelle creme viso, va bene, è un ingrediente amico, quindi va bene che ci sia. Questa qui contiene però butyrospermum parchi, ossia burro di karité, e ho pensato che potrebbe essere anche questo ad avermi causato qualche problema, perché il burro di karité è comunque uno dei burri più pesanti, più idratanti, più nutrienti tra gli ingredienti vegetali. Quando all'inizio dell'inci vuol dire che comunque ce n'è una certa quantità, ma non è sufficiente per farla passare per una crema troppo pesante, perché poi dipende anche da che cosa è seguito, quindi io sinceramente quando spalmo questa crema sento leggerezza sul viso, non sento assolutamente pesantezza. E sicuramente la combo tra questa e l'altra hanno determinato i benefici che ho ritrovato appunto sulla mia pelle. Quindi, volendo trarre delle conclusioni, posso dirvi che
molto probabilmente ricomprerei la Enchanted, anche se poi a me piace sempre cambiare, provare cose nuove, quindi in un mondo ideale la ricomprerei, probabilmente la ricomprerò, magari userò un'altra e poi ricomprerò di nuovo questa. Mentre invece la Pallon Lover non credo che la ricomprerò, ma semplicemente per rimanere in linea con quelli che sono i miei principi, chiamiamoli principi. Quindi abbiamo anche un ottimo rapporto qualità-prezzo, in quanto si aggira intorno ai 26 euro. Forse la Enchanted qualche euro in più rispetto all'altra, ma siamo su quella fascia prezzo, che trovo sinceramente che sia davvero ottimo per rapportato poi ai benefici che ci danno queste creme. Sono curiosa di sapere anche da parte vostra se qualcuno l'ha provata, se appunto siete tra le pelli mature o fra le pelli giovani, anche per capire un po' come funziona, quali possono essere eventualmente le differenze, così ci confrontiamo. Allora ragazze e ragazzi, io davvero vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, di avermi sentita, di avermi sopportata. Spero che la mia parlantina non vi abbia annoiati. Fatemi sapere se, appunto, se c'è qualcosa che posso migliorare, almeno io ci provo. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, spero quanto prima. Ancora devo trovare una programmazione fissa, ma piano piano ci arriveremo. E vi ringrazio ancora per essere arrivati fin qui. Un bacio e al prossimo video. Ciao!